quanti anni fai? Bravissimo! Una spinta alla vita, vedo collegata con noi la nostra Francesca Molinaro, mamma del piccolo Paolo, Paolo Scavo, che anche lui è in diretta con noi questa mattina, ma buongiorno! Buongiorno a tutti! Ciao Paolo! Ciao, con la manina! Ciao! Si vede al telefono! Eccolo qui! Ma sei meraviglioso Paolo, Francesca! Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. La vostra è una storia particolare, è la storia intanto di una famiglia bellissima, di una famiglia molto unita, di una famiglia che è riuscita a raccogliere intorno a sé tanto affetto, tanta vicinanza e che oggi può finalmente sorridere. Dopo qualche mese trascorso nell'incertezza. È stato un anno, noi da gennaio abbiamo iniziato questa lotta e finalmente dopo un anno, il 22, ci siamo riusciti. Facciamo un passo indietro. Che cosa è accaduto a Paolo subito dopo la nascita? Dopo un mese di vita scopriamo, lo portiamo d'urgenza al pronto soccorso all'ospedaletto di Bari, perché Paolo non riusciva a respirare più bene. E da lì, dopo 48 ore, ci danno la diagnosi, dicendoci che è un asma di tipo 1, la più grave. Lui ha trascorso 2 mesi in terapia intensiva. Gli hanno fatto l'atracco perché purtroppo non riuscire a respirare da solo. Dopo 2 mesi, poi siamo passati 1 mese in neurologia, dove comunque io dovevo imparare, essendo la sua mamma, dovevo imparare tutto ciò che poteva succedere a casa. E quindi siamo stati 1 mese lì. E dopo 3 mesi, di ospedalizzazione, siamo riusciti a tornare finalmente a casa. È stata veramente dura, perché Paolo ha un fratellino, anche lui piccolo, e quindi è stato una doccia fredda. Un fratellino però, più piccolo, che però si è dimostrato un vero ometto, perché abbiamo preso delle immagini, lui è assolutamente coinvolto in tutte le attività che fate. E noi spesso raccontiamo, quando parliamo dei caregiver, di queste famiglie composte da genitori anche molto giovani che hanno più di un figlio, di quanto sia difficile poi non trasferire tutte le attenzioni solo su uno, no? Su quello che ha maggiormente bisogno, ma cercare di essere presenti, parimenti affettuosi anche con gli altri figli. Quindi immagino che stiate facendo un grande lavoro.
Esatto, ora che siamo qui dal 12 ricoverati e lui mi dice sempre mamma quando torni, mamma quando torni, non è facile, però Perché diciamo che spieghiamolo, siamo voi contenti. vivete in provincia di Bari, giusto? Noi siamo di Bari, però siamo qui in ospedale a Roma, al Bambino Gesù. Perché vi trovate lì? È perché a Bari il medico di Paolo non voleva farglielo e quindi abbiamo chiesto altrove e per fortuna al Bambin Gesù ci hanno detto di sì, di provarci. Voi avevate lanciato anche una campagna, no? Di raccolta fondi. Esatto, mi raccolta fondi a gennaio proprio perché noi eravamo propensi a partire in America perché lì Paolo con la tracheo lo poteva fare, mentre qui c'era un blocco, AIFA aveva messo un blocco dicendo che i bimbi con la tracheo non potevano accedere a questo farmaco. Quindi avevamo fatto questa raccolta, purtroppo i soldi erano veramente tanti e non ci siamo riusciti. La Regione Puglia una settimana prima ci dice vi pago io il farmaco perché poi in America è fino a 2 anni di età. Quindi Paolo ad ottobre ha fatto 2 anni e non potevamo più partire. L'unica cosa è pregare la Regione Puglia che ci pagasse questo farmaco. Era l'unica possibilità che avevamo. E in effetti diciamo che è andata così e ce l'abbiamo fatta e ora siamo qui. E il 22 febbraio scorso è accaduto un piccolo miracolo, no? Esatto. Finalmente abbiamo fatto questa trasfusione, questo farmaco e lui è stato bene, vabbè, ha avuto un po' di febbre, però era tutto normale. Però da venerdì Paolo non ha più nessun sintomo e stiamo aspettando di tornare al più presto a casa dal fratellino e dal papà. È un chiacchierone, è un chiacchierone. Prima Questo non si sentiva farmaco. la voce, da qualche giorno che è iniziata ad uscire pure la voce. Siamo felicissimi perché spieghiamolo, questo farmaco ha un beneficio, cioè aiuta Paolo con la respirazione. Completamente la malattia. Paolo non degredisce più, quindi blocca completamente la malattia. Certo, abbiamo aspettato un annetto, si poteva fare prima, però non fa niente. Siamo veramente felicissimi, Francesca, siamo felicissimi che Paolo. Comunque dei grandi miglioramenti. Lui diciamo è il primo caso in Italia con la tracheo e la PEG, quindi anche i medici più o meno non sanno cosa aspettarci da lui. Però in America noi abbiamo seguito comunque genitori che hanno fatto questa terapia nelle stesse condizioni di Paolo. E stanno staccati completamente dal ventilatore, stanno seduti, reggono il capo, insomma, sono piccole cose che per noi sono grandi. Perché oggi Paolo ancora continua a essere supportato dalla ventilazione, giusto? Sì, esatto. Quindi anche per te, insomma, la vita è come lui è attaccato, insomma, a questo macchinario, tu sei attaccata a lui, giustamente, da madre. Sei la persona che lo accudisce di più, giustamente tuo marito è al lavoro, tuo figlio deve andare a Eh sì, scuola. lavora, sì, esatto. La mattina comunque c'è assistenza, ho l'infermiera, l'osso, la logopedista, la fisioterapista, insomma, la mattina è molto impegnativa con Paolo. Non ti vogliamo disturbare, Francesca, perché Paolo giustamente reclama le sue attenzioni. O forse vuole farsi inquadrare che è così bello e così televisivo, devo dire, Paolo? Ciao a tutti. Ciao! Ciao, amore! È una speranza, ciao Paolo! È una speranza, Francesca, tuo figlio anche per tanti bambini. Ciao, ciao tesoro. Certo. Speriamo di aprire strade anche per gli altri, senza doversi spostare all'estero. Immagino che hai ricevuto anche tante chiamate di altre madri, no? Che insomma. Esatto, sì, che volevano sapere se riuscivano pure loro a venire qui a farlo. Quando tornate a casa? Ti spero la settimana prossima, non ce la facciamo più. E come sarà la vita una volta a casa, Francesca? Non ho capito, allora lui dovrà fare un mese
dovremmo stare comunque qui nelle vicinanze perché dovrebbe venire una volta a settimana per fare dei controlli. Man mano poi scaleranno ogni 15 giorni, una volta al mese, però per un mese ci hanno detto di rimanere comunque qui nei dintorni. Noi ti auguriamo di tornare, vi auguriamo di tornare presto a casa. Auguriamo a Paolo Grazie. tante cose bellissime, che questo farmaco, insomma, possa davvero aiutarlo a contrastare. Ma è meraviglioso. E poi aspetto tanti video, per la festa del tuo terzo compleanno. Chissà che festa che ti faranno quando torni a casa, Paolo. Certo, cioè, lo stanno aspettando tutti, è vero, fa? Meraviglioso. Grazie. Francesca, grazie davvero di cuore. So che non è stato facile perché tu sei in ospedale, ma non mi hai voluto davvero dire di no e per questo ti ringrazio doppiamente. Ringrazio te, ringrazio la tua famiglia e concedimi un abbraccio gigante a Paolo, davvero, da parte di tutti noi lo abbracciamo fortissimo. Ciao Paolo. Grazie mille. Ciao ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, non riesco a staccarmi, è terribile. Grazie, grazie a Francesca Molinari. Un abbraccio al piccolo Paolo. Davvero una bella storia, davvero una storia di speranza. Ne abbiamo bisogno tutti in un momento così particolarmente complesso. Grazie a tutti i miei ospiti di oggi, grazie a voi che come sempre ci avete seguito. Vera Mattina torna domani, come sempre alle 9 su Vera TV. Buona giornata.